ideale. Sì. E poi adesso ci vuole anche un po' di continuità perché il Pescara prova a fare qualcosa, ma non è più determinante come prima, secondo me. Una cosa è certa, il cambio che ha fatto Novellino ha smentito tutti noi perché, come diceva Enrico, e se ci sorprendesse ci ha sorpreso e vuol dire che capisce quali sono gli uomini che gli possono dare qualcosa in più. In questo momento Mazzarani evidentemente gli può dare qualcosa in più, Cosa ha dato Angolo? ha dato angolo, No. secondo me c'era, No, per la no, verità. no, 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 forse via, no, forse no, niente. forse no. No, io ti dicevo, io avrei messo Nardini perché io mettevo a posto la parte destra, che secondo me è quella che ci ha creato più problemi oggi. Ma Mazzarani è uno di quelli che ti può inventare Ah qualcosa. sì, sicuro, la Ecco. grande. E in questo preciso Attenzione Harry, momento. proprio qui, beh, perché c'è Babacar che la tiene lì, Mazzarani gioca molto avanti, tra l'altro, non è. Babacar adesso dovrebbe giocare di più per la squadra. Sì, perché può appoggiarsi anche su Mazzarani. No, Attenzione, sbaglia, sbaglia Lino Marzorati, primo errore della sua partita. Riparte il Pescara, ancora Nielsen, passaggio dietro di 100 metri, ottimo, ecco, dai che arriviamo era noi, questo da no, prendere, questo che era da bella prendere, sì, palla. e invece riparte il Pescara, siamo al 18°, mamma mia. San Geminiano, cominciamo a chiamare qualche Fai venire santo, la fai nebbia. venire la nebbia. Ripartenza dei gialli, Dai, giallo, dai. giallo, giallo netto per Selasi, che non era giallo, Vero, ora glielo devo dare il primo minuto. sì, Selasi ha picchiato il primo minuto e si prende il giallo invece al Un ragazzino 18°. questo, Belle palle, una botta che fanno male queste ginocchio contro ginocchio. Selasi è Ovviamente. stato in piedi, bello come il sole, tra l'altro peserà 20 kg. Ma per forza è stato in piedi, gli ha pestato Gli il ha pestato lui, piede, gli ha pestato il ci ha piede di pensato netto. lui. Garofalo sale adesso a sinistra, Luca Rizzo, adesso a Garofalo su cui può scaricare, ma va ancora lui, si allunga molto il pallone, poi la tiene, cerca la giocata, troppo così. Ancora Modena con Salifu, ancora Modena, poggia Larizzo, Salifu, dove vai? Perde il pallone, amici Salifu, riparte il Pescara, attenzione adesso il Pescara, mamma mia, Cecconek in chiusura, su Maniero che va via, la poggia e recupero perfetto, bravissimo, bravissimo, recupero perfetto da parte, la diagonale di Garofalo se non sbaglio. Bianchi. Di Bianchi, Tommy Bianchi, che giocatore Bianchi, mamma mia, che palla che è venuta a tirare via. Babacar sulla sua mattonella, Babacar rimane lì, Babacar la tiene, e l'arbitro Fischia. fischiala, ecco, fischiato, giusto, ha ragione Babacar, Gliel'abbiamo questo è un detto fallo in due. netto, questo è un fallo netto, è un fallo netto di Babacar, e Babacar si entra in area a prendere rigore subito, perché Bocchetti. Babacar sa tre volte quello che sanno i giocatori del Pescara, eh. Guardiamo qui invece il recupero. Che grande recupero di Tommy Eh Bianchi, sì, eh sì. bravissimo Bianchi. Speriamo che il suo sapere ce lo confezioni con un bel gollettino. Il buon Pellizzoli, che è un buon portiere, ma qualche gatta la regala Chi ne ha sempre. Pellizzoli? Mazzarani sul pallone. 52. Mazzarani, Garofalo, cerchiamo di tirare tutte le sfigate, ma non riesco. Mazzarani sul pallone insieme a Babacar e a Garofalo. Mazzarani sul pallone insieme a Babacar e Garofalo. C'è Mazzarani che Questa sta. scena mi ricorda qualcosa, una È un po' partita. spostata rispetto Sì. all'altra. Sicuramente Mazzarani vuole tirare Babacar anche. Questi sono in due, tutti e due vogliono Perfetto. Speriamo che non tirare. tirino tutti e due. So che non si tirano due calci, Solo che si adesso decidano. uno. Sì, Babacar è di Mazzarani dietro. c'ha i piedi di Parte Mazzarani, metterli. Babacar! Fallo di mano netto, secondo me, della Ma perché ti barriera, eh. Qui vediamo se è fermi? volontario o no. Fallo di mano c'è. Possiamo. Attenzione alla ripartenza del Pescara, mamma mia! Tutta la metà campo libera! C'è però Salifu che va in chiusura! Pallone davanti! Ha bisogno il miracolo! Miracolo di Carlo Pinsoglio! Il miracolo di Carlo Pinsoglio! Il miracolo di Carlo Pinsoglio! Ma non si può lasciare una metà campo libera Perché così! si è fermato? Che parata che ha Ma è una fatto cosa incredibile, incredibile, Pinsoglio! Che incredibile. parata che ha fatto Pinsoglio! Che parata! Mamma mia! Questo è un buon segnale, Sì, Paolo. È bravo! un gran Bravo, segnale questo qua. bravo, 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 bravissimo! Questo è fallo Questo è di mano rigore netto, comunque. netto, netto! Sì, però Fallo di mano Babacar netto! non può stare Non lì a protestare mentre la palla è nell'altra metà campo. Piano, questo è fallo di mano e Vabbè, nessuno dice Poi che niente. riparta l'azione, lui si fermi, ok, però Ah, ma si quello sono fermati in fallo di mano. due a protestare. Intanto entra Se un altro prendiamo il Rizzo. secondo gol, dopo ti lamenti del rigore non dato.
quando si sbaglia, ma questo è un fallo di mano che l'arbitro non può non vedere. Netto. Questo è rigore. Questo è un rigore netto che l'arbitro non può non vedere. Io netto, non so delle volte oggettivamente come si faccia, come il rigore che non hanno dato domenica scorsa. Come fai a non vedere un rigore del genere? Ma guarda questo qua. Bravo! Mamma mia! Fanno uscire. Di soglio, bene, tieni lì il pallone, Garofalo. No, angolo. Vai. Mamma mia, arbitrato male, Melchiorre. Arbitrato molto male. Male. Bravo Pinsoglio, miracolo di Pinsoglio, ha sbagliato un gol clamoroso il Pescara, un gol clamoroso che avrebbe forse chiuso la gara sul 2-0. Quando sbagli questi gol, a volte ti gira anche male, eh? Speriamo. Noi ci rimane auguriamo. Quella, ma io non mi ricordo più se ha sbagliato. Dici? Andiamo avanti ancora con il Pescara, limite dell'area, la giocata dietro, Pescara che sta giocando ancora bene anche nel secondo tempo, Nielsen, il pallone, Ragusa, Maniero in area, rimane lì il pallone e via che si riparte, Modena, si riparte Bimbo. Con Lucarizzo che ha tutta la corsia mancina, dall'altra parte arrivano invece i pezzi da 90, c'è Babacar, c'è anche Granocce, c'è Mazzarani, pallone in mezzo, Granocce al volo fuori! Che azione, ma veramente che azione! Cioè, o in bellissima allenamento palla. Hanno allargato le porte a Modena, cioè, non so, però c'è proprio bellissima, qualcosa che non va. Bellissima azione, bellissima. Che bella palla. Bellissimo contropiede di Gialli, palla veramente. Fuori. Era troppo avanti. Sì, però Paolo, è il primo, è il primo dall'inizio risponde, della partita di contropiede del Modena. Sì, è il primo. Dovevi sbagliare completamente, cioè, allora. Voglio dire, ci sarà un perché. Paolo. Dobbiamo commentare io. No, perché sennò non si capisce niente di quello che dice Francesca mentre parla, per quello mi dispiace. Sì, non che Francesca dica qualcosa di fondamentale, però stato il primo contropiede del Modena dall'inizio della partita. Il primo. Hai detto una cosa giustissima, osservatrice, lo dico io. Hai detto una cosa giustissima, la prima volta che riusciamo a ripartire con tre passaggi dalla nostra metà campo nella loro. È vero, hai detto una cosa. Siamo al 70° in questo momento, mancano 20 alla fine, se devi giocarti qualcosa te lo giochi adesso, Quel signore inquadrato prima è il presidente, vero Paolo? Sì, e Sebastiani. Esatto. Sì, Sebastiani che è un signore che ha tanti soldi, che ha tanti soldi. Beh, è in panchina oggi, magari è un caso, e intanto secondo me viene a cambiarsi Magni viene a togliersi la pettorina nella panchina del Modena. Se ho visto bene, Magni pronto ad entrare. Così i matti in campo ce li abbiamo tutti. Esatto. Cioè, non ce n'è più fuori neanche non uno. Non ce ne sono più fuori. Luca Rizzo, giocata di Rizzo. Fallo laterale. Niente. 25esimo. Rizzo, siamo, dai. Bianchi, cerca il pallone in mezzo all'area. Dai. Male la retroguardia del Pescara che va in crisi quando il Modena attacca bene. Ancora Bianchi, il pallone giocato per Granocce, male. Non abbiamo, come ha detto più volte Domenico e come ha detto anche Francesca e anche Enrico, non abbiamo mai un ultimo passaggio preciso. Non riusciamo mai a servire le punte a parte che preciso. Stiamo cercando, come dicevo prima, sempre l'imbucata, bisogna cercare di mettere la palla un po' più in laterale e metterla in mezzo, far arrivare qualche cross. Contropiede, dove va Pinsoglio? Gol! Eccolo. Gol. Adesso telecamera. E adesso sono Azzi. Ancora Maniero. Errore clamoroso di Pinsoglio, Non so dove sia andato Pinsoglio. Ma errore clamoroso. Secondo me lui ha cercato di intervenire perché ormai la palla era scappata a tutti. E l'uomo veniva da dietro in velocità. Adesso vedrai. Cioè, allora, il gol di Maniero. Io ho visto Pinsoglio uscire e non sapevo bene cosa faceva lì fuori dall'area. Allora l'unica cosa che ha potuto fare, forse come dice Enrico, è guarda, che... vedi? No, portiere lì deve stare in porta alla grande. Sì, questa è una cappella di Pinsoglio, è un errore di Pinsoglio clamoroso. Pinsoglio deve stare lì tutta la vita. Errorone di Pinsoglio che ha fatto un miracolo prima, ma poi ha fatto una cappella grande con una calcio. Non riuscire a andarla a prendere. No, lì il portiere deve stare in porta. Non vai in altissimo perché hai già l'uomo sul giocatore. Esatto. Dai, 20 minuti ancora buoni, forza!
Dai Gialli, 20 se facciamo minuti, gol, 20 si riapre la gara, un punto da pescare che sarebbe comunque fondamentale, comunque fondamentale. Mamma mia. Mamma mia. Dai. Va a finire che ci giochiamo tutto nella prossima in casa contro il Cesena. Questi qua vengono giù in 10.000, almeno facciamo un pieno allo stadio, Prenderanno dei soldi. Ale, mi fai rivedere la classifica? Non la guardare. Ah, la classifica è chiara, eh? Perché a questo punto, se è 62, abbiamo detto che c'è Bari, Bari, che mi dimentico? Siena, Bari. No, Spezia, Bari. 58-61, quindi noi dobbiamo sperare che lo Spezia vinca con il Bari e che basta, il resto non ci interessa. Sì, soltanto lo Spezia. Ci interessa a questo punto Latina Cesena, a questo punto, secondo me, noi dobbiamo guardare al quarto di posto, non al terzo. Chiamo in causa Andrea Lolli da fuori. Cosa mi dici, Andrea, senza microfono, guardando la classifica al volo? A sto punto che vince Latina, dovrebbe vincere il Latina, perché tu vincendo con il Cesena arrivi quarto. Perché se vince il Cesena, dopo tu dipendi comunque dal risultato che hai il Latina all'ultima con lo Spezia. Quindi devono vincere tutto lo Spezia e Latina. Deve vincere lo Spezia e Latina, che non vincerà mai a Cesena. Perfetto. Mentre lo Spezia può vincere col Bari. Sì, lo Spezia può vincere col Bari. Il Cesena con il Latina, secondo me da due gol a Latina, poi tutti a casa. Beh, anche il Modena doveva vincere a Pescara, così quello facile. Sì. Il punteggio, punteggio minimo perché si entri o si stia nei 58 playoff, qual è? Adesso. 58? No, adesso 58, ma giocano tutte le altre. Va bene. Quindi si alza. E quindi rischi alla prossima addirittura. Noi stiamo facendo dei conti terzo, quarto, io faccio il conto invece che mi basta arrivare lì. A questo punto sì, purtroppo. Però sì, cambia molto la cosa, cambia tutto, Cioè i playoff giocati da quinto, giocati da quarto, cambiano la vita. Ah sì. Cioè ti cambia tutto oggettivamente. Perché giocato da quinto vai contro il Bari, per esempio, adesso giocheresti contro il Bari, scusami, giocheresti con il Siena adesso e ti giocheresti la partita secca per andare avanti. È vero che la giochi in casa, però. La prima dei playoff cos'è, il 4? Subito, il 3. Il 3, martedì 3. Questo è un passo falso per il momento, siamo a un quarto d'ora dalla fine, è un passo falso che ti può costare tanto tanto caro. Dai, adesso facciamo gol, si riapre la partita. Via, torniamo in studio, Garofalo, palla in profondità, non si sa per chi, una sventagliata, la topata, la partita, il Modena ne ha prese 16 dietro fila, una l'ha sbagliata... Non si può dire nel momento più importante, perché i momenti erano importanti tutti, cioè se pensiamo che è andata a vincere a Cesena, che ha vinto con tutte le squadre che ha incontrato, palla in profondità per Pellizzoli, sicuramente sarà un giocatore del Pescara a terra, no, non è così, a centrocampo da questi a Tommy Bianchi che cade, Salifu che ha dato poco alla manovra del Modena, oggettivamente. Gozzi in profondità a cercare non si sa chi, perché servono a poco questi lanci. È il Pupetto, Andrea Mazzarani che adesso deve prendere la palla e fare la differenza lì dietro le punte. Dai Andrea, Mazzarani cerca cambio di gioco, trova Garofalo e poi tutti dentro in the box. Palla di Garofalo, male, esce Pellizzoli, la fa sua facile, brutta la palla di Garofalo, bruttissima palla di Garofalo. Purtroppo sul 2-0 non sono più tranquilli. Purtroppo adesso è venuta quella preoccupazione. Vabbè, ragazzi, lì sullo 0-0 ho paura, sull'1-0 ho paura, ma ci provano. E sul 2-0 io a questa squadra in ogni caso bisognerà trovarla. Intanto va ammonito il buon Zauri che ha fatto un'altra entrata su Babacar da dietro, ecco, bravo. Diciamo che se fosse ammonito stato assegnato il rigore, probabilmente gli equilibri si sarebbero cambiati, diversi, molto diversi, cioè, sì. rigore netto. E qui è chiaro che gli episodi ti condizionano, c'è poco da fare. Non che abbiamo giocato l'ultimo in casa, ne abbiamo vinte talmente tante che mi perdo con l'Avellino. Non c'è stato dato un rigore netto su fallo di mano che avrebbe visto anche fuori Granoce, dentro Stanco. No, ha un colore che non è fuori Granoce, bello pallido. Fuori Granoce, dentro Magni. Prova anche Dudu.
Sono 13 minuti, se facessi gol te la giochi tutto, il parente, no, te la giochi, riapri la partita. Te la giochi, Garofalo, la palla in mezzo, secondo palo, tieni lì il pallone, ancora i gialli in avanti, palla morbida in mezzo all'area, ora il Pescara che spazza via, Modena molto alto come doveva essere, come deve essere, Marzorati cerca di rimetterla in mezzo all'area, fallo di mano, netto, non è che è già ammonito, chi è l'omino? Maniero. Chi è Maniero, secondo me è già ammonito, si è tolto la maglia, no? Non l'ammoniamo Maniero? Non so se è già ammonito. No, che bisogna far gol, inutile. No, fare gol, esatto, Maniero ci interessa poco. Via, palla qui, Luca Rizzo, che punta all'avversario diretto, dai Luca! Bello, mamma mia, no. Non c'è, anche Rizzo oggi oggettivamente male alla fine, perché non è riuscito mai, ha dato due belle palle a Babacar nel primo tempo, però lui può incidere molto di più, secondo me, su una gara di questo tipo. Deve incidere di più in una gara di questo tipo, deve incidere di più, non può. Lui deve incidere di più. 33esimo, Modena con Magni, Babacar e Mazzarani là davanti. Pescara che esce bene, ha fatto una bella gara Pescara, non sta rubando nulla, anzi. Palla in profondità. Un'altra cosa, non riusciamo. In soglio, prego Harry. Non riusciamo ad avere lo sprint di arrivare a capire la giocata che fa l'avversario. E non è facile, perché vuol dire che sei vuoto di idee. Garofalo, passaggio indietro, Salifu. Perché se fai pressing sui difensori, devi fare un pressing orchestrato, non puoi fare un pressing da solo. Torniamo sul match. Cionek, Salifu, Tommy Bianchi. La palla per Mazzarani, cerca Babacar, la può spizzare, la tiene lì, Magni in area, Magni, va via, gol! Gol di Dudu Magni! Bel gol di Dudu Magni! Bravo Dudu Magni! 2-1, 34esimo, ci sono 11 minuti per cercare il pareggio. Ci vogliono questi, e adesso tutti in campo, andiamo, Ale, prendi la maglia. Andiamo, Fede, metti la maglia. Tutti in campo, bella. Tutti in campo, dentro, dai. Tutti dentro, in campo, via. Molto bella. Tutti con loro, tutti gran gol, Magni. Ancora 10 minuti, Fa un gran gol. Sì. 10 minuti dove vogliamo vedere il Modena dentro a quell'area. Vogliamo vedere dentro a quell'area. Cambia la scena. Che bel gol. Che adesso tutti dentro. Ormai. Questo è un gran gol. Questo è un gran gol. Novellino ha fatto i segni di come devono giocare. Faceva tutte le cose. Dice uno del portiere, 8, 9. Vediamo 11 minuti per le speranze dei gialli. Un pareggio in questo momento vorrebbe dire tanto, perché guadagnare un punto in questa classifica è tanta roba. E in questa gara, oltretutto. In questa gara, eccolo qua, 62. Grazie Ale e a Fede che mi fanno rivedere la classifica. Sì, perché arrivare a 63 vuol dire che col Bari, tu dopo sei 3 punti avanti, e il Bari se ti arriva addosso, tu sei davanti agli scontri diretti, questo bisogna guardare. No. Mamma mia il Pescara in area, mamma mia la palla messa in mezzo, calcio d'angolo. Vengono dentro come lame nel burro. Vedi il Pescara un po' stanco. Possiamo tornare in studio, caro Alle. Che sofferenza, mamma mia. Pescara un po' sulle gambe, manca 10 minuti. E il Modena con Dudu e Mazzarani davanti, quando riparte... Ti fa paura, perché adesso il contropiedista ce l'hai, hai inquadrato 50 volte Cosby, abbiamo capito che c'è Cosby in panchina. Palla in mezzo all'area, tiro da fuori. Svirgolato da parte del Pescara, la ripartenza per il Modena. Babacar, daglielo subito! Dai! Dudu! Mamma mia, Dudu! Bene, in avanti, siamo sulla tre quarti. Trato bene, sulla tre però, quarti. 36esimo, Dudu. Ottimo ingresso in campo di Dudu Magni. Dudu ha cambiato la gara. È entrato benissimo. Sì, pensa se cantasse la mia mamma a una figlia così. Dudu, la fa morire. Tanto faccio finta di non sentire. Garofalo, la palla in mezzo. Magni, tiene lì il pallone. L'arbitro non fischia nulla. La Babacar. Da questi a Gozzi, Bianchi, ancora per Magni, Dudu Magni, in mezzo all'area, Dudu, se ne è troppo il pallone, gioca con gli altri, intanto è arrivato il grande Carlo Ventura, ciao Carletto, vieni pure a sedere, guarda la partita con noi. Ah, mamma mia. Faccio il velino. Vieni pure, fai il velino, prendi tutto. Il velino. Vieni che se facciamo gol buttiamo giù tutto. Sento come un tifoso della Real Madrid.
parla nel microfono, vieni vicino a me, allarghiamo un po' l'immagine. Eccolo qua, Carlo Ventura. Mi sento come un tifoso del Real Madrid. Bravo. Bene, no, bene, via. Allora, eccoci qua, siamo in due. Come stai, bene, sullo sgabello. Dai, di là adesso, di là. No, la palla giocata per Luca Rizzo, che va vicino all'area. Rizzo cerca di andare via l'uomo, fallo netto, netto, fallo netto. Come si fa a non fischiare un fallo così? Qui, cosa serve? No, sì. Non qui, tutta la partita. L'arbitro veramente scandaloso, Melchiorre, cioè, di Ferrara, che non ha dato un rigore netto su una punizione di Babacar, e poi invece i due gol del Pescara che c'erano. E adesso ancora Luca Rizzo, anzi no, è Garofalo che aspetta, la mette in mezzo, bene, colpo di testa sopra la traversa, non la tocca nessuno. Prendi l'angolo. Bellissimo. Da parte del pupetto Andrea Mazzarani. Colpo di testa sopra la traversa. Stavo facendo un po' di conti, caro Carlo, perché senza il pareggio di oggi sarebbero guai, perché il Bari ti può arrivare addosso. Se non dai un fallo così, io non so dove siano i falli, Se sposta, non so dove sia la palla. Abbraccio a Babacar. Sì. Il buon Serse Cosmi inquadrato per tutta la partita, ci hanno fatto vedere tutta la partita, ecco, tanto per cambiare un altro così, Cutolo, che loro tengono in panchina, gomitata ancora di Ragusa, Cutolo, o di Maniero, Maniero. Sempre, sempre il gomito alto in tutte le entrate, esce lui, che ha anche i crampi naturalmente, adesso 38esimo, vediamo cosa decide, questa è una brutta entrata, si è vista subito, questa è un'entrata... che lui sapeva dove arrivava Gozzi, si è visto bene. Si è visto bene. Bene. Ma cosa fa per terra? Ha un crampo mai visto, una roba. Secondo me, Paolo. Secondo me, Paolo, con Velino, Carlo Ventura, la di Giacomo, tu la vedi rosso ormai. La Marinella dice: ci siamo. Non la vedi più. Mamma mia, 5 minuti, anzi 6 alla fine. Certo che siamo brillanti, abbiamo dei colori veramente sgargianti addosso. Colore sgargiante, Mi viene quasi da pensare, voi diciamo, ci facciamo portare un paio di lucertole da mangiare. Comunque dai, arbitro. Arbitro, porta fuori questo giovane se hai crampi. Quello sta per morire, bisogna che tu lo ricoveri subito, perché sta, se ti muore lì. Lo tumulo, i fratelli lo tumulo, sembra. Ma dove sono? Manca il terzo. Ma guarda lì, cioè, Maniera è un'ora che è per terra. Ha ragione Pinsoli ad arrabbiarsi, E tra l'altro lo devono cambiare. Lo devono operare anche, guarda, dai, forza. Via. Simo Gozzi che si fa sentire, Novellino che è una bestia, e ha ragione. Qua ci sono... è morto. Sembrava morto. Adesso Maniero esce, i crampi se li ha. Gli auguriamo di riprendersi presto dai crampi e gli auguriamo anche di prendere un bel gollettino al 45esimo. Forza Modena, 2-1. Allora via, ripartiamo con la rumba, forza. Via. Garofalo, pallone in mezzo. Via per la difesa del Pescara. Proprio brutto intervento qui, brutto giusto, intervento, giusto. Qua sta giù tre giorni, altro intervento, basta però, dai, su, dai, bisogna che si alzino i giocatori di Pescara, caro Melchiorre di Ferrara, falli giocare però, non stiamo giocando da 8 minuti. Sembra veramente che si debbano salvare alla penultima. È lui che ha calciato sotto la scala. È lui che ha calciato. Sì, lui ha calciato schifo. Sì. No, l'arbitro, al di là che ammettiamo che potrebbe anche aver influito, perché se da quel rigore lì andiamo sull'1-1, non l'ha giocata bene. Ma l'arbitro è stato veramente, sì, l'arbitro è veramente penoso. Dai, penoso. Avanti che ci sono ancora 5 minuti più recupero, 4 più recupero, speriamo di un bel recupero. Luca Rizzo cerca le punte in profondità che sono Babacar, Mazzarani e Lumachi in questo momento. Su, non tornare in mezzo. La palla per Simo Gozzi sulla destra, capitano. Gozzi cerca il giro palla ancora per Bianchi. Da questa parte per Garofalo perché si cerca il pallone in mezzo. Sono in 5 in mezzo all'area, bisogna metterla in mezzo. Garofalo ancora l'appoggio, si cerca la fascia, di là c'è Gozzi libero. Bravo, che deve andare giù e metterla dentro, la mette dentro dalla tre quarti. Gozzi, palla in mezzo, fuori. Porca miseria. Se la metti dentro da lì. Fuori. Riprende Pellizzoli. Ancora Mazzarani di testa. Non era il cross. Era libero davanti, faceva anche tra altri 5 metri. Sì, poteva andare avanti. Poteva andare più avanti anziché buttarla, sì, lì dentro. Perché i cross fatti dalla tre quarti, come sì, tutti sappiamo, avvantaggiano molto la squadra. Mica in tutte le squadre gioca Iker Casillas.
E poi dopo vedi anche che gol ha preso Pinsoglio nel secondo, perché siamo Babacar la tiene lì, ma lì per Babacar il tiro del gol fuori, si è fatto male secondo me. Mazzarani no, si mette le mani nei capelli, perché calma. E oggettivamente il Pescara è molto motivato, molto motivato. Qualcuno, insomma, qualcuno lì vicino, magari con delle nuove forze finanziarie potrebbe aver motivato questo grande gioco qui. Mamma mia, Magni va via, benissimo. E poi cerca il pallone dall'altra parte, si va anche a battere la rimessa laterale. Fa tutto da solo. One man gang. Cioè, voglio dire, non è che ha giocato fatto questo qua. Palla per sempre per Magni, altro numero. Va via Magni, però deve capire che deve giocare con gli altri 10, Magni, perché ci sono in 10 nel Modena. Rimessa. Mamma mia, io queste cose non le compatisco. Cioè, Magni ha la capacità del dribbling, ma metti in mezzo sto pallone, ma cosa lo mangi? Cosa mangia? Mettilo in mezzo. Metti in mezzo questo pallone. Ci poteva stare. L'orologio segna 43, però, e non è un bel segnale. 4-1-4 giochiamo, cioè 4-2-4 giochiamo con 4 stabili sulla linea. Ma che 4-2-4, qui bisogna mettere dentro una palla. Mamma mia, se passa il pallone, invece rimane lì la palla per Babacar in profondità. Grazie, fallo, daglielo il fallo. No, non gli dà niente. Si è capito subito che ha sbagliato lo stop. Non ci dà nulla. Mazzarani qua ha provato, sbagliato lo stop, si è buttato. Però vedo Novellino stranamente calmo, ma stranamente perché di solito ha fuori gioco anche, niente, palla che rimane fuori, il Modena è sotto 2-1 a Pescara, siamo al 44esimo di una partita che deve durare almeno 100 minuti. Io spero che di 5 minuti di recupero, o almeno che arriviamo a 4 di recupero, poi ci accorgiamo. Sì, no, è meglio fare gol e poi che finisca, perché intanto palla per Lino Marzorati, la palla lunga a cercare una delle torri del Modena, il pallone che rimane lì, tiro! I tifosi del Real Madrid, anche noi, mamma mia, e adesso non è esploso, abbiamo perso tutto. E abbiamo la palla spizzata da nessuno, Mazzarani gol. Allora, e adesso viene il bello, Novellino ha cambiato Mazzarani e Magni, che gol ragazzi, questo è un gol esagerato, nono gol di non Mazzarani. Mettermi vicino Mazzarani a Magni, per favore, perché dedica il gol al papà. Beh, sicuramente Andrea Mazzarani dedica il gol al papà. Cosa c'ha? Cosa fai? Stai a sedere. Cinque minuti, hanno parlato dei minuti, gli hanno detto 5 minuti. Gli hanno dato 2. Team manager, Gli ne ha dati 2 secondo me. Faceva con segno con le mani. Due è scandaloso, almeno 4. Tre minuti. Un gol. Ridicolo. Almeno 4. Ridicolo. Mamma ridicolo. Mia. No, ma bastano 3 se ragazzi, basta. Se vi arriva la palla giusta, bastano 3. No, beh, un altro golletto sarebbe perfetto, adesso, E va bene adesso. 2 minuti alla fine. Uno c'è stato rubato dall'arbitro dentro, nettamente. Dai, mettila là. Palla messa in mezzo. La spinta di testa. Babacar, anzi Magni, cosa fischia? Ormai tiene il diario. Vuol decidere lui il finale. Fondamentale il gol che ha fatto adesso il Modena per il pareggio. Fondamentale in vista delle partite del Bari. Perché il Bari in questo momento è a 3 punti e se vince viene pari a noi, ma noi siamo davanti. Questo non è poco. Ma il Bari non vince a Spezia. Bari, io spero anch'io non vinca a Spezia. Io penso che i nostri amici di Modena, i nostri amici spettatori, abbiano prenotato delle belle pizze, perché devono stare con noi tutta la sera. Dai. Sfagliare contro. Sfagliare. Dai che lo sbaglia. Babacar, vai, Baba. Il pallone. Vai. Palla per l'Islam.
mamma mia, io, boh, non gliel'ha data male, guarda che no, gliel'ha data male, gliel'ha data male, gliel'ha data male. Ecco, mi sembra che, ma perché cosa è successo? Con miseria.